Buongiorno ragazzi e ragazze, sono in macchina e sto andando verso l'aeroporto di Venezia perché vi avevo avvisato anche su Instagram. Se non mi seguite su Instagram, mi dimentico sempre di nome, se non mi seguite su Instagram mi trovate come kissandmakeup01 o comunque trovate il link qua sotto. Vi ho avvisato che sarei andata a Londra per Too Faced, infatti sono le... che ore sono? Sono le 10:10 in questo momento e sto andando verso l'aeroporto. Alle 12:50 c'è il mio volo e oggi volo con British Airways, è un po' che non volo con loro e poi a Londra vado direttamente in hotel, che sarà un hotel meraviglioso, un 5 stelle bellissimo, ma Too Faced fa sempre le cose in grande, quindi non avevo dubbi che anche questa volta sarebbe stato tutto meraviglioso. Poi questa sera c'è con Jared, il fondatore di Too Faced, che io già ho conosciuto ma sono molto contenta di rivederlo, ci sarà nella suite dell'hotel il lancio del nuovo eyeliner di Too Faced, che se non lo sapete è il Better Than Sex eyeliner, ed è un eyeliner a pennarello che, come sapete bene se seguite i miei video di make up, sapete che è la mia tipologia di eyeliner preferita perché sono i più facili da usare sostanzialmente, quindi sono gli unici che riesco veramente a usare come si deve. E dopodiché, dopo la presentazione, andremo a cena in un altro ristorante, non nel nostro hotel, e poi la mattina dopo, domani mattina, in realtà dopo colazione già riparto verso l'aeroporto e ritorno in Italia, quindi un po' una toccata e fuga, ma sarà meraviglioso e ovviamente non potevo non portarvi con me. Come al solito, molto tatticamente, ho gli occhialoni, nascondi occhiaie, no, in realtà i video non sembrano così malaccio, ma fidatevi che dal vivo sono peggio, e ovviamente immancabile anche Brufolo, che io, cioè, faccio sempre sti danni terribili, e quando ho un'imperfezione vado e mi, cioè, tocco la pelle e poi viene fuori sta roba. Dovrei smetterla veramente di martoriarmi la pelle, comunque non fatelo ragazzi. E adesso siamo appunto per strada, non vedo l'ora di arrivare, anche se vi devo dire la verità che stavolta sono sola, viaggio da sola, perché molto spesso mi viene detto: ah, ma il tuo ragazzo ti segue sempre nei viaggi, come fa? No, purtroppo non è sempre così, infatti questa volta per via del lavoro non è potuto venire con me, ma e quindi mi mancherà un sacco, mi sta già mancando un sacco, ma vabbè, resisterò, perché in realtà domani già torno, e quindi è tipo la prima volta che stiamo lontani per un po', quindi non è facile, ma ripeto, domani sono già a casa, anche i gattoni sono a posto, non vi preoccupate, c'è la mia mamma che va a trovarli, quindi tutto bene. Sono arrivata in aeroporto, la situazione è abbastanza calma, non c'è tantissima gente, comunque sto cercando il check-in, perché io di solito volo spessissimo con EasyJet, anche per lavoro in realtà, perché sono molto comode le partenze spesso, anche quando siamo andati a Berlino, perché hanno un sacco di voli, e sto cercando, bene, i monitor sono spenti, e sto cercando il check-in del mio volo, che mi sa che era 31, quindi dovrebbe essere di là. E quindi adesso in realtà devo solo prendere i biglietti, perché questa valigia non la imbarcherò, e questa non la imbarco mai, e quindi prendo i biglietti, dopodiché, se tutto va bene, visto che viaggio in business, dovrei avere accesso alla business lounge, così mi spaparanzo un po' lì, mangio qualcosina e aspetto con calma là, e magari riesco a ricaricare anche il cellulare, nonostante sia pieno, ma voglio sempre tenerlo sotto carico, perché quando viaggio ho sempre paura di trovarmi senza batteria. Mi sa che sono proprio qua, sì, British Airways. Ho passato i controlli della security, in realtà è stato velocissimo, perché nella fila business, che tanto manco sapevo ci fosse una fila a parte, mi sono messa nella fila normale, poi mi sono resa conto che in realtà potevo andare di là e fare molto prima, quindi poi sono andata di là, e quindi c'era pochissima gente, e adesso sono qui nella business lounge, che vi faccio vedere, ma la conoscete già, che già ci siamo stati spesso qua, che è questa, e lì là dietro c'è un buffet e ci sono un sacco di cosine buone da mangiare. Infatti sta cosa mi frega sempre, perché prima di partire, quando viaggio in business, mangio sempre troppo, sinceramente. E per adesso ho preso questa mini cake, non so che cosa sia, spero sia meringa e non al limone, e poi ho preso questo mini croissant e un bel bicchierone di spremuta d'arancia,
e basta. E dopo però penso, vi confesso già da ora, penso che dopo passerò il salato, perché ho visto che ci sono dei panini, niente male. Mannaggia, io non dovrei volare in business, perché poi mi ritrovo qua ed è la fine. Comunque, pensavo che il volo fosse un po' in ritardo, ma c'è chi mi hanno detto no, è l'altro volo per Londra che è un po' in ritardo, quindi dovrei essere a posto. Certo, guardate che bella vista, cioè bella vista, no, in realtà non bella vista, perché si vede la pista con gli aerei. E questo tra l'altro è proprio un aereo della British, la compagnia con cui voliamo oggi, e là dietro c'è il mare, perché c'è Venezia, magari se rendo un pochino più scuro il tutto lo vedete, eccolo lì, lì c'è il mare. Your life jacket is underneath your seat. If required, remove the life jacket from its container and pull it over your head. Pass the tape around your waist and tie securely in a double bow at the side. Ragazzi, siamo decollati. Anzi, stiamo decollando proprio in questo momento perché stiamo ancora salendo. Non so se mi sentite perché c'è un rumore fortissimo, quasi assordante. Comunque, come sempre, me la sono fatta sotto letteralmente. Oh, mia cucchiaia! Me la sono fatta sotto letteralmente e prima di, mamma mia, come tremo, prima di imbarcarmi mi sono sentita anche male, tipo, che già odio volare, figuratevi volare da sola. Vabbè, comunque, non mi faccio fermare da niente, qualsiasi cosa mi spaventi io la faccio comunque, però la faccio sotto, però vado e lo faccio comunque. Comunque il tempo non è male, non dovrebbero esserci problemi di in volo per via del tempo. Letteralmente tra le nuvole in questo momento, perché siamo proprio tra le nuvole, stiamo salendo, guardate. Poi stavo pensando che dovrei trovare un'alternativa al volo, perché vi giuro, ogni volta che mi metto in volo penso sempre devo smettere di volare, devo andare in nave, devo andare in treno, devo fare l'autostop, cioè qualsiasi cosa pur di non volare. Vedere, perché non so se vi ho mai filmato in business, però nei voli piccoli non extraeuropei, che i voli extraeuropei la business è fighissima, stai sdraiato, insomma è tutta un'altra cosa, e invece la business dei voli europei fa un po' ridere perché sono esattamente gli stessi posti dell'economy, cioè uguale, non credo nemmeno ci sia più spazio per le gambe, onestamente. L'unica cosa che cambia è che invece di avere tre persone sedute, vabbè qui adesso non c'è nessuno, però teoricamente invece di avere tre persone sedute ci sono due persone sedute nella fila da tre, e al centro c'è questo tavolino che ti divide della persona e puoi appoggiarci la tua roba, quindi fa abbastanza ridere. Altra cosa che cambia è la tendina, che tra un po' chiuderanno, questa tendina che sta dietro di me, che ti divide letteralmente dalle persone dell'economy. Però fa un po' ridere perché, cioè, penso che questa tendina sia fatta tipo boh, tipo per quelli con la puzza sotto il naso che vogliono sentirsi più fighi, perché non devo cambiare niente, cioè non è che sei più comodo, però boh, forse anche quello che ti danno da mangiare e da bere cambia, però poco niente, quindi in realtà se non credo che se uno spende di tasca propria convenga tanto volare in business in questi voli piccoli, I voli extraeuropei è tutt'altra cosa, però i voli europei merita quasi più per la business lounge, che ogni volta mi faccio certe scorpacciate di cibo, che per il volo in sé in realtà. Comunque, sono molto fiera di me perché non sto reagendo male questa volta, non sto reagendo male, è anche vero che non ci sono turbolenze. Io sono nota per avere terrore massimo per le turbolenze, io detesto le turbolenze, non so perché, so che è solo aria, so che non fa crollare, precipitare un aereo, però io non sopporto le turbolenze, quindi facciamo le dita che non ce ne siano, speriamo, e per adesso tutto bene, però appunto, fino a quando l'aereo non si scuote, tipo non trema, di solito sono abbastanza calma, anche se può sembrare che io sia calma, in realtà all'interno sono tipo oddio, però faccio finta di essere calma. Siamo di nuovo letteralmente tra le nuvole,
perché è veramente tutto il rosa se n'è andato. Adesso starò un po' magari con i capelli biondi, poi forse li rifaccio rosa, e credo almeno, boh, non lo so. In realtà vi faccio vedere, ho trovato questa foto su internet che è un rosa un pochino più forte, ma ragazzi è bellissimo. Però se io vado da Gora e gli dico: Gora, voglio farmi questo colore, secondo me mi manda quel paese, non ne può più delle mie richieste assurde. Però guardate che meraviglia, se lo mette a fuoco, ecco, guardate che meraviglia, meraviglia di colore, è stupendo. Ovviamente non parlo delle radici viola, non farei due colori perché è un po' troppo complicato, ma parlo proprio del rosa. Guardate solo il rosa, è bellissimo ed è anche un pochino più acceso rispetto a quello che avevo io, insomma, quindi forse durerebbe di più. E perché no, magari per la bella stagione, primavera, l'estate, potrei farlo, boh, non lo so, ci sto pensando. E l'unico problema è, di quando hai i capelli rosa, che è molto difficile vestirti, perché non tutti gli abbinamenti, cioè non tutti i colori stanno bene con il rosa, e quindi è un po', un po' più difficile creare gli outfit e abbinare gli outfit al rosa dei tuoi capelli. Insomma, questi sì che sono problemi, direte voi, lo so, non sono problemi, però è una cosa da tenere in considerazione, specialmente per l'estate, che uno, cioè, voglio sempre vestirmi un po' più colorata, però magari alcune colorazioni, alcuni vestiti non stanno bene in realtà con il rosa, ma non c'entra. In realtà questo colore che vi ho fatto vedere mi piace un sacco e ci sto veramente pensando. Ma datemi i vostri consigli, ditemi che cosa ne pensate, o se lo avete mai fatto un rosa così. Però farei sempre una cosa che poi con i lavaggi se ne va. Thank you. E farei sempre comunque una cosa che con i lavaggi se ne va, non farei una cosa permanente, anche perché poi sarebbe un po' più difficile tornare al mio biondo e non mi va. E però vediamo, insomma, vediamo. Nel frattempo mi hanno portato un asciugamanino tiepido e così mi pulisco con le mani. E niente, vi aggiorno tra un po' sulla situation. Appunto, dovremmo avere un'ora e 45 minuti di volo, se non precipitiamo. Nicole, smettila di pensarla così, però vabbè. A tra poco, ragazzi, portatemi fortuna, che ho sempre paura quando volo. Perché no, nel frattempo mi sono fatta portare un po' di champagne. Io non mi smentisco mai, veramente, ma almeno mi aiuta un po' a calmarmi. Comunque la situation, devo essere sincera, è molto tranquilla, non ci sono turbulenze, non c'è niente. L'unica cosa non prevista è che mi si è scheggiata un'unghia. Siamo atterrati a Londra con 25 minuti di anticipo, incredibile ma vero, ragazzi. Perché non mi succedono mai con EasyJet queste cose? Non sto scherzando, a volte succedono anche con EasyJet, ma quasi sempre sono in ritardo. Invece c'è largo anticipo, è andato tutto bene, nessuna turbolenza, ragazzi, il volo perfetto. Per me che sono sempre terrorizzata, il volo perfetto. Fa anche abbastanza caldo qua, vi devo dire la verità, cioè fa più caldo qua che a Trieste, perché a Trieste c'è una bora fortissima e molto molto fredda, invece qui vento zero, quindi si sta molto bene, anche se il tempo in realtà è nuvoloso, molto nuvoloso, ma si sta bene. Siamo arrivati sani e salvi, per me che penso sempre ce la faremo, arriveremo, oppure precipiteremo, invece ce l'abbiamo fatta. E adesso, sì, non devo ritirare il bagaglio perché ho solo il bagaglio a mano, yes, e vado direttamente agli arrivi, dove dovrebbe appunto aspettarmi l'autista, e poi direttamente in hotel. Sono contenta perché dovevo avere un'ora e mezza in hotel per riposarmi, truccarmi, cambiarmi, invece avrò 2 ore, tanto meglio. Ah, è bellissimo essere di nuovo a Londra, perché erano 3 anni che non venivo a Londra. Capita a periodi, o capita che ci vado 5 volte all'anno, oppure niente per diversi anni. Quindi sono contenta di essere di nuovo qua, anche se non credo di riuscire a vedere nulla, come al solito, come sempre nei miei viaggi di lavoro non vedo mai niente. Però sono a Londra, ecco, posso dire di essere a Londra, anche se vedrò solo macchina, hotel, ristorante, hotel, macchina, aeroporto. Quindi vedo più aeroporti, macchine, taxi e hotel che altro. Però dai, siamo a Londra, quindi sono contenta e sono anche un po'
dizzy un po' perché mi giro la testa per lo champagne. Ma direi che è un buon inizio viaggio questo, eh? Ma perché quando io arrivo in un posto, no, deve sempre succedere qualcosa? Cioè, non so come mai, ma tutte le scale mobili per andare al piano superiore, sono appena arrivata in aeroporto, tutte le scale mobili per andare al piano superiore sono bloccate. Quindi la gente sta salendo, cioè letteralmente facendo i gradini su per la scala mobile, nessuno sa dirci il perché. E quindi mi sono detta, boh, vado a prendere l'ascensore. Questa è la situation davanti agli ascensori. Non penso di riuscire a farcela prima di, non lo so, mezz'ora. Quindi cerco di andare dall'altra parte perché qui non, cioè, non è fattibile. Non so, questa è la situazione per la scala mobile. Niente di meglio in realtà. E l'unico modo per salire è farla a piedi. L'altra scala mobile che sta laggiù è da dove sono arrivata ed è letteralmente bloccata con una specie di nastro. E ho chiesto informazioni, non mi dicono niente, dicono che non lo sanno, cosa che mi sembra un po' strana. E non so cosa fare, a questo punto andrò a piedi qua. Non lo so, poi mi preoccupa sta cosa. Perché non c'è un blackout, visto che le scale mobili in giù vanno. Il problema è in su. Ok, ho seguito le persone della crew dell'aereo che si sono... La mia valigia che se ne va, fantastico. Che si sono fatti aprire la scala mobile e l'altra, che comunque non funzionava, ma almeno non ho dovuto fare la fila per salire. E non capisco. Magari, visto che questo video lo vedrete domani o dopodomani, fatemi sapere se si sa cosa è successo in questo aeroporto. E adesso vado verso gli arrivi. Non conosco in realtà molto bene questo aeroporto perché sai che ci sono stata una volta sola. Di solito atterro a City o a Stansted. Però vabbè dai, l'importante è essere qua. L'importante è che vada tutto bene. Perché veramente ogni volta che vado a qualche parte succede qualcosa. Ok, sono in macchina con l'autista, l'ho trovato subito. E sono contenta perché non ero sicura che ci fosse, perché siamo arrivati così tanto in anticipo che mi sono detto ok, se c'è ok, se non mi fermo da qualche parte, ma era già lì perché monitorava il volo. È stranissimo perché non so come, ma mi sono letteralmente dimenticata, cioè io proprio furbissima, sono letteralmente dimenticata che guidi era che qui, ok, ce la puoi fare Nicole, io sono come Laurenti a volte, ce la puoi fare, che mi sono letteralmente dimenticata che qui guidano a destra, quindi di solito quando arriva una macchina con l'autista eccetera salgo sempre a destra da noi perché hanno più spazio per le gambe eccetera, e qui invece devo salire a sinistra, mi sono dimenticata. Poi quando sono montata in auto mi sono resa conto che guidano di là, stranissimo, guardate, ed è un po' come guidare tipo in contromano. No? Non vi sembra stranissimo guidare sulla parte sinistra della strada? Boh, non lo so. È sempre interessante sta cosa. E anche le Maldive in realtà guidano a destra. L'ultima volta che ho visto qualcuno guidare a destra era proprio là. E basta, ho chiesto all'autista perché volevo tantissimo vedere il Big Ben, perché non credo di farcela a vederlo altrimenti. E però mi ha detto che in realtà sono tipo 6 anni che ci stanno facendo i lavori e quindi ci sono tutte le impalcature e non si vede niente, quindi non lo vediamo, altrimenti poteva forse farcela passare davanti, adesso vede come il traffico, però comunque non riuscirò a vederlo. E invece volevo vedere il Tower Bridge, però mi ha detto che è tutto dall'altra parte di Londra, quindi quello non riesco a vederlo sicuro. Benissimo. Però adesso scriverò subito alla ragazza di Too Faced che sto arrivando in anticipo. No, vabbè ragazzi, sono appena arrivata nella stanza e mi hanno detto che... Allora, mi hanno dato una executive che è solo un gradino sotto la suite. Ed è gigante, c'è una cabina armadio, mamma mia, è meravigliosa. A parte che ho visto la ragazza di Too Faced qua sotto, Estelle, sono super contenta di averla vista, per l'ultima volta l'ho vista a Milano ed è sempre bellissimo vederla. Non fate caso alla mia faccia perché sono sveglia da stamattina presto e mi devo ancora truccare, ok? Non fate caso alla mia faccia, però devo assolutamente provare a vedere questa camera perché sono troppo emozionata. Ok, allora, bel respiro Nicole, torna in te. Allora, qui c'è l'entrata, ok? Qui c'è l'entrata, ma forse... Io
direi che non vi farò vedere. Mi sta balenando questa idea in testa in questo momento. Non vi farò vedere il tour in questo momento perché, scusatemi, perché farò un video a parte e vi farò il tour della mia stanza in un video a parte. Quindi non odiatemi, ma adesso spacchetto la valigia e tutto quanto e poi filmo il tour, così ho anche un altro video e posso andare più nello specifico, farvi vedere le cosine che mi sono portata, eccetera, eccetera. Quindi sì, questo è quanto, sono appena arrivata, mi hanno portato adesso sulla valigia, ho incontrato la ragazza di Too Faced giù e ho fatto il check-in e adesso niente, mi riposo un pochino, mi cambio e poi mi do una rinfrescata e poi mi preparo per questa serata. E sto ascoltando un po' di musica dal mio iPhone. Notare come l'ho sistemato. Questa era Rockstar dei Nickelback. Sto adorando nuovamente questa canzone, l'ho risentita per puro caso e mi sono sono di nuovo in fissa. Questi sono i Green Day. Comunque, forse è meglio che io abbassi un po' il volume, altrimenti, anzi, stop un attimo. Ecco, è arrivato il momento di prepararsi e quindi mi sono messa subito comoda, mi sono rinfrescata e ho messo l'accappatoio e le ciabatte, che sono stracomode, ragazzi. Queste sono le ciabatte più comode mai trovate in un hotel. E adesso mi truccherò. Ho qua tutti i miei trucchi, quindi mi truccherò, dopodiché filmerò il room tour, o più che altro l'apartment tour, perché è più un appartamento che una stanza questa, e poi niente, poi mi preparo, mi vesto e vado giù nella hall, perché giù ci vediamo con Estella, ragazza di Too Faced, poi assieme andiamo nella suite dove c'è la presentazione del nuovo eyeliner Better Than Sex e il cocktail party con i due fondatori di Too Faced, come già vi ho detto. Sono molto emozionata perché continuo a ripetermi, quindi niente, mi preparo e farò uno smokey eye scuro, ma va come al solito, cioè se è giorno lo faccio chiaro, se è sera lo faccio scuro. Ho portato la mia palettina Dior e questo è quanto, poi vi faccio vedere il look finale naturalmente. Ok ragazzi, sono pronta, ho fatto il make up, questo è il mio outfit, ho questo abitino nero che arriva insomma a metà coscia, la cintura Gucci nera, questa giacca in piede pole che non so come si pronuncia ma avete capito la fantasia, la mitica boy bag nera e dorata che uso sempre e poi gli stivali Stuart Weitzman che arrivano appunto sopra il ginocchio e che hanno questo bel tacco. Questo è quanto, adesso devo scappare perché sono veramente in ritardo. Come sempre, non sono riuscita a fare il tour della stanza. Io sì, farò, invece no, perché sono sempre tardi. Però lo farò quando torno. Voglio assolutamente filmarlo, quindi let's go! Ok, ci siamo, sono con tutte le ragazze che sono venute all'evento. E ho chiesto un po' di dove sono, alcune sono inglesi, altre sono spagnole, un'altra vive a Dubai, quindi molto interessante. E adesso stiamo cercando in realtà la suite dove dobbiamo, dove c'è la presentazione del nuovo eyeliner, che tipo è introvabile, quindi speriamo che sia qua. Eccoci, ci siamo, l'abbiamo trovata. Wow, tutta rosa, ci piace. Che cos'è? What is it? Thank you. Wow, ragazzi, che meraviglia! Perfetto stile Too Faced, tutto rosa, fantastico, bellissimo. Sì, ragazzi. No, vabbè, ragazzi, che meraviglia, ma no, una figata pazzesca. Wow. Trying to make it right because they don't necessarily go over shadows, especially glitter shadow or any texture, right? They're skipping, they're moving around. So I thought, just kind of like Apple computers did years ago, they took the computer, they didn't invent computers, but they reworked how they like work into our lives. They were easy, they were beautiful, they kind of fit within our world. And I wanted to create an eyeliner that would really kind of service you and fit into your world. And it wouldn't be something that was torturous or took you 20 minutes in the mirror. So I went to a lot of like, I kind of rebuilt what an eyeliner should be. And when you see the tip,
there are two different fibers in the tip here, and I actually went to a pen manufacturer who makes art pens. I did not go to a place. Yeah, I did not go. So listen. So one of the fibers is shorter, and it's like a sponge, so it absorbs the product. Okay. So you have kind of like a sponge fiber. Then you have a longer fiber in there that's flexible, that kind of allows you to get that sharp knife's edge. So I don't know if you can hear it, but you'll feel it, guys. As you lift your elbow, you'll feel a chamber open. So when you tilt it, you'll feel it. A chamber opens, which allows the product, which is amazing, lasts 24 hours sweat proof. Really beautiful formula. I'll tell you about that in a second. But it allows it to fill up, kind of absorb into that sponge fiber as you're playing. And then you put your elbow down, you feel it closes. Mm-hmm. So it's loading it every time you move. It's loading it and closing it. So you never get too much, but you're able to kind of get a really smooth line that, again, is the easiest you'll ever use. And there's two different levels, two different types of pigments. There's an opaque pigment, which is super, super black. And then I put a gloss translucent pigment that when you shake, combine. So the translucent pigment will overtake the opaque pigment. So any light that you're in, it absorbs the light, refractures it up, and bounces it back in a black light. So it always looks black, whether you're in the sun. I know, it's like too much. Wow. Like, you see what you put in Harry Potter. Yes, it's not easy. Well, especially when you're trying to do something really different. So if you look at black, but then you put something shiny on top of black, it gets blacker. Yeah. Kind of like a lacquer, that's what it does. So you want to shake it, because then those two pigments combine. And again, 24 hours, of course, which is very important. So you can cry happy tears, it's water. But the thing I love about it is just the ease of it. So we call it Easy Glide. And so then when it all came together, I was like, oh my God, this eyeliner is worthy of the name Better Than Sex. It was not created to be Better Than Sex. It just became Better Than Sex because it's so awesome. So that's really how it happened. When it all came together and it all worked and it took years, I said, oh my gosh, we have to call this Better Than Sex. Because kind of like the mascara, it changed the way we were doing it. And so that's what it is. So I hope you guys love it. Yay! Eccolo ragazzi, questo è il nuovo Better Than Sex eyeliner e ci ha spiegato che è super super particolare perché ha due diversi tipi di fibre nel pennellino. Comunque lo useremo insieme prima possibile, ma adesso lo passo avanti in modo che lo possano provare anche gli altri. Qui cioè tipo la follia pura, sono tipo il quarto o quinto cocktail cosmopolitan, siamo tutte tra youtuber, è bellissimo, c'è stata la presentazione del nuovo eyeliner e io non sto capendo niente. Tra tipo adesso dovremmo andare a cena, però siamo ancora qua tutti a chiacchierare. Questa è la situation in questo momento. La location è meravigliosa, solo che siamo tutte sinceramente un pochino brille per questo cocktail party che ci ha provato e dobbiamo ancora andare a cena, quindi vedremo come sarà. Troppo, anzi sinceramente dovremmo andare a cena tipo adesso, quindi non so come sarà la situation, però per adesso è veramente veramente meraviglioso, mi sto divertendo un sacco, sono l'unica italiana che Too Faced ha invitato, quindi mi fa molto piacere, ci sono ragazze da tutte le parti del mondo, quindi è veramente veramente bellissimo confrontarsi, non so se mi sentite almeno, ma è bellissimo confrontarsi tra colleghe youtuber da tutto il mondo. E niente, ci rivedremo tra un po' a cena, se ci andremo, visto che nessuno si vuole scollare da qua. Ok, sto tornando dal cocktail party, ragazzi, è stato, allora, che camera ho, mamma mia, sono messa benissimo, allora, cioè veramente, io senza un po' di vergogna, io ho la 308, 301 fino a 328, di là, ok. Allora, questo hotel è una specie di labirinto, dovete sapere, e sto continuando a perdermi. Tra l'altro, loro non è che ci invitano al lancio dell'eyeliner, ok? Loro ci invitano al lancio dell'eyeliner che è un cocktail party. E c'è questo cameriere che ti porta costantemente dolcetti e cocktail. Ragazzi, che cosa devo farci io? Cioè, io ho bevuto tipo 5, 6 Cosmopolitan, non lo so. Non so nemmeno io dove sono più. Ormai questo hotel è tutto uguale. Cioè i corridoi sono tutti uguali, sono tutti uguali. Le ragazze sono più ubriache di me, quindi direi che io sono messa anche bene. Ma io sono la 308, quindi mi sa che mi sono persa. Benissimo, fantastico. E tra l'altro mi hanno la responsabile di Too Faced ha sgraffignato anche un eyeliner
in modo da darlo a me, perché purtroppo tutte le borse che avevano per noi piene di prodotti sono state bloccate alla dogana, quindi non sapeva se sarebbe riuscita a darmi un prodotto, quindi in realtà me l'ha scraffignato dai sample, ma è nuovo. Comunque 325 benissimo, io non so come fare per arrivare alla mia stanza, prima o poi ce la faremo, forse. Ok, dovremmo esserci 303. 304, benissimo. Ah sì, mi ricordo di queste scale, dovrebbe essere la prima di fronte a me. Vediamo un po' dopo quest'altro piccolo atrio. Eccoci, ci sono. Evviva, ce l'ho fatta, ragazzi. Ok, sono giusto un po' provata, ragazzi, da questa serata. È stato un evento fantastico, quello che amo di più del mio lavoro dopo gli incontri che faccio con i miei follower, perché incontrarvi è la cosa più bella in assoluto, sono proprio questi eventi. Io vivo per viaggiare, io vivo per partecipare a questi eventi. Poi avere accanto a me youtuber che capiscono cosa vuol dire essere youtuber, lo so, è strano da dire, però è bello, perché nella mia vita quotidiana non riesco ad avere rapporti con youtuber, cioè con ragazze che fanno per lavoro quello che faccio io, quindi è veramente bello stare accanto a ragazze che mi capiscono e che fanno quello che faccio io. Comunque, mi sto girando la testa non poco e niente, ho tipo 10 minuti prima di andare di nuovo giù nella hall per andare a cena in questo posto strafigo. E basta, in realtà non vedo l'ora di lanciarmi a letto, ragazzi, mi gira la testa non poco. Comunque veramente imbarazzante questo video, comunque questa è la verità, questa è la mia quotidianità, questa è la giornata di oggi. Ordinato, indovinate che cosa poteva ordinare un italiano? Le tagliatelle con i gamberi. Non hanno tantissima scelta in realtà, volevo prendere i fish and chips oppure un cheeseburger, però tra cheeseburger e tagliatelle mi sono detto ok, prendiamo le tagliatelle, lo sapete, mi conoscete, io sono italiana specialmente. Mi prendono in giro perché sono l'unica italiana qua, quindi per loro è strano sentire il mio accento, però sono specialmente per quanto riguarda il palato sono molto italiana, e anche se sono a Londra, ragazzi, io ordino le tagliatelle, però ripeto, qui non avevano roba tipica e quindi mi sembrava la cosa più decente. Nel frattempo ho ordinato anche un Cosmopolitan chip, visto che abbiamo avuto Cosmopolitan fino adesso, direi perché non continuare. E però non voglio tornare tardissimo in hotel perché domani mi sveglio presto, quindi in realtà spero di finire non troppo tardi. Adesso sono le 9:30 in Italia, qui sono le 8:30, quindi insomma siamo anche abbastanza presto con la cena, ma vi aggiorno tra un po'. La luce qui è terribile, comunque vi aggiorno tra un po' e vediamo com'è la situation. Mi gira parecchio la testa, vi devo dire la verità, ancora, perché forse perché non ho mangiato nulla. E finalmente sono arrivate le mie tagliatelle, ragazzi, super porzione, e devo dire che sembrano anche buone dal profumo. Questo è il classico. Noi italiani ci riconoscono per questo, dovete sapere. Comunque sembrano buone dal profumo, vediamo. Ok, ragazzi, finita la cena, sono distrutta perché è tardi e sono stata sveglia. Cioè, sono sveglia da questa mattina presto, quindi sono tornata a casa con un'altra ragazza e il suo fidanzato, che sono tornati un po' prima con Uber, quindi mi sono allacciata a loro. E siamo qui, sono alla stanza 308, quindi finalmente rieccoci qua, anche perché domani devo partire presto. E voilà, ci siamo. Non vi farò vedere la stanza perché, come sapete, ci sarà il video dedicato sul mio canale YouTube, quindi adesso vi auguro la buonanotte, buongiorno, qualsiasi ora del giorno voi vediate questo video. Un bacio grandissimo, a domani, ciao.